sì, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, nuova puntata di Handball Talk, il podcast in cui parliamo di pallamano. Io sono Matteo Aldamonte, un saluto al mio compagno di viaggio, per Luigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ciao a tutti, ben trovati. E oggi l'ospite è quasi obbligato, diciamo così, dopo una finale epica di Supercoppa, del Supercoppa Day, che ha incoronato al femminile Salerno, ma la finale epica è quella che ha incoronato il Conversano vincente contro il Bolzano, e è stato il primo titolo del giocatore più vincente della pallamano italiana che vince il suo primo titolo da allenatore. Un saluto ad Alessandro Tarafino, ciao Tara. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Tara, complimenti. Ciao Gigi, grazie. Tara, partiamo. So che un allenatore vuole partire sempre dalla squadra, però quando succede, quando fa qualcosa Alessandro Tarafino nella pallamano italiana, è sempre una notizia, perché il tuo nome non è mai un nome qualunque, tu sei Mister Pallamano. E allora raccontami un po' della tua emozione personale, no? Di questo primo titolo da allenatore, tu che da giocatore sei stato abituato a vincere tutto e tante tante volte. Ma è stato sicuramente una grande emozione, come hai detto tu, anche se l'avevo già provata da giocatore, non è sicuramente la stessa cosa. E dopo, diciamo, tanti anni in cui ci provavamo sempre con le mie squadre cercare di ottenere qualche risultato di questo tipo, insomma, finalmente è arrivato e ne sono molto felice, ecco. Gigi, tu Tara lo conosci bene, insomma, poi hai l'impressione che quando uno come Tarafino vince, poi non si ferma più. Esatto, questo è probabilmente diciamo, ha perso la verginità anche sotto questo punto di vista, sarà tutto più facile per lui. Io sono molto molto contento, gli faccio i miei più grossi in bocca al lupo e i miei più sentiti complimenti, perché ha dimostrato anche lui di aver iniziato questo nuovo percorso da allenatore con l'umiltà e l'attenzione che l'ha sempre contraddistinto. Quindi passare dall'essere giocatore troppo vincente a quindi sempre super coccolato, stravisto eccetera, a iniziare una carriera da allenatore da perfetto tra virgolette signor nessuno, nel senso che è tutta da scrivere la propria carriera, credo che possa essere anche abbastanza. Si è rimboccato le maniche, ha avuto tanti anni di palestra in quel di Conversano, la società l'ha sempre sostenuto e tutelato e ha sempre puntato su di lui, finalmente un risultato importante con una squadra a mio avviso solida, composta da bravissimi ragazzi e eccellenti giocatori. Assolutamente, poi ne parleremo. E, Tara, intanto come è stato accolto invece a Conversano? Perché come dicevi tu era da un po' che ci provavate, Conversano era da 8 anni che non vinceva un titolo, ma c'eri tu in campo? Mi pare di sì, vero? L'ultimo titolo sì, di Conversano? Sì, mi pare di sì, sì, l'ultima volta sì. 3 settembre 2012, era sempre una Supercoppa tra l'altro. E, come è stato accolto il ritorno alla vittoria in una città che insomma, chi mastica pallamano non ha bisogno di sapere che cosa è Conversano. A Conversano si parla di pallamano nei bar. Eh sì, qui sono ovviamente tutti molto contenti e felici del successo che abbiamo ottenuto. Diciamo che è una piazza dove sono abituati abbastanza bene tutti alle vittorie, e quindi non vincere in tutti questi anni per loro è stata una grossa sofferenza. Siamo veramente molto contenti anche per questo, perché siamo riusciti con questo gruppo a riportare una coppa, un successo a Conversano, a tutta la cittadina che lo aspettava veramente da tanto tempo, e per questo colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i nostri tifosi che ci stanno sempre veramente molto vicino. E questo, diciamo, questa coppa è anche per loro, è anche merito loro. Qual è stato il messaggio più bello che hai ricevuto dopo la partita? No, se ce n'è stato uno, dai. Sì, no, non ne ho ricevuti tanti, molti mi scrivevano finalmente abbiamo vinto, perché lo aspettavano tutti, e dopo sai, un po' di anni che ci eravamo andati vicino con una finale scudetto 3 anni fa, una semifinale di coppa persa qui in casa contro lo stesso Bolzano proprio ai rigori, e quindi tutti si aspettavano un pochettino un successo.
successo da questa squadra, anche se non era così scontato, perché effettivamente non è che anche inizio stagione non siamo partiti come proprio i favoriti o come comunque una delle squadre favorite. C'erano sicuramente altre squadre insieme a noi che potevano ambire a dei titoli, però ovviamente poi si partiva tutti alla pari e il campo dà sempre il suo verdetto. Certamente, assolutamente sì. Gigi, c'è un tuo concittadino come MVP della partita. Io ne ho individuati due in telecronaca, mi sono permesso con Beppe Tedesco questo lusso. Uno è Ignazio De Giorgio, l'altro però è Pasqualino Di Giandomenico in porta. Eh sì, io sono molto contento per Pasqualino, perché è un ragazzo che se lo merita. Adesso Tara non credo che debba aggiungere niente a Tara, che Tara ha imparato a conoscerlo. È un ragazzo molto sensibile, molto attaccato, un bravissimo ragazzo, uno staccanovista probabilmente sta uscendo alla lunga, nel senso che la sua maturità, molti si aspettavano che maturasse qualche anno fa, ci ha messo un po' di tempo, però è un ragazzo che ha delle doti straordinarie di capacità tecniche, di concentrazione, di attenzione, fisiche, che possono assolutamente garantirgli una lungimirante carriera. E io anche Bersano, una città che l'ha di fatto adottato, perché lì da tanti anni si è sempre trovato bene, non ne ha fatto mistero ed è riuscito a ringraziare con una prestazione straordinaria, ma come io lo sto seguendo un po' tutto l'anno, quindi questa prestazione è figlia di tante prestazioni convincenti durante l'arco del campionato, quindi penso che il mister Tara non possa che non essere contento anche di lui. Tara, immagino sia una scelta tra l'altro poi ponderata, no? Alla fine il fatto di aver lasciato partire due giocatori importanti come Hermones e come Iballi, e di fatto no, non averli sostituiti, nel senso che poi Di Giandomenico e De Giorgio erano parte della rosa e insomma giocatori che conoscevi bene, ecco. È che... una scommessa vinta, Tara, oppure immagino di sì o no? Mi unisco alla manevo, ecco. Ma allora a me comunque quando si parla di meriti mi piace parlare di meriti di tutta la squadra, di tutto il gruppo, che mai come quest'anno si sta rivelando veramente unito e coeso già proprio dalle prime battute, da agosto, da quando ci siamo ritrovati. Quindi questa è la prima cosa che ci tenevo a dire. Poi chiaramente sì, i singoli sono sempre molto importanti, ognuno dà il suo contributo, e in questa partita in particolare sì, si è visto molto l'apporto di questi due giocatori, ovviamente per le parate di Pasqualino durante tutto l'arco del match, per Ignazio che aveva comunque in mano della responsabilità, molte responsabilità in una partita secca, sappiamo quanto può essere alta la pressione per un giocatore giovane di quel tipo, ma lo stesso Pasqualino è anche un portiere giovane che è alla prima esperienza, ha raccolto diciamo un'eredità importante da Pedro Hermones, che è un portiere molto più esperto di lui, e era tra virgolette una scommessa, ancora una scommessa aperta, perché ovviamente siamo ancora a metà stagione, quindi poi i conti si fanno sempre alla fine, ma dopo questa diciamo partita credo che gli possa dare ancora più convinzione, più motivazione per continuare, ma come del resto tutti quanti, per continuare a fare sempre meglio, allenarsi sempre con maggiore voglia e determinazione per riuscire a ottenere altri successi. Anche perché Tara, se gioca Di Marcello, Pasqualino è giovanissimo, no? Gigi. Di Marcello è affidabile, fa parte di una generazione che può continuare a giocare all'infinito. E se n'è andato, secondo me. Gigi. No, stavo cercando la colonna sonora We Are the Champions. scherzo, ovviamente. No, mi fa piacere. Vabbè, certo, chiaro che io credo che Tara abbia utilizzato una parola molto importante, che è quella dell'entusiasmo, no? L'entusiasmo serve ai giovani per crederci, per continuare a crederci, ad impegnarsi e a continuare a non mollare, a cercare di soddisfazione, perché
cioè anche non dopo la prima giovinezza, anche dopo la seconda e magari, perché no, anche la terza. Tara, tu quanto ne hai di entusiasmo? Ma io ne ho ancora tantissimo, ovviamente. Ovviamente queste vittorie sono per me boccate di ossigeno per continuare ancora più di prima a cercare di fare sempre meglio il mio lavoro. E lo deve essere anche per, a maggior ragione, per dei giocatori giovani che hanno ancora tutta la carriera davanti, e però che non devono pensare ora che questo sia un punto di arrivo, anzi al contrario, da qui si parte per cercare di fare sempre meglio e allenarsi sempre meglio. Adesso adesso ci si ferma un po', insomma, ma poi si torna al campionato dove la faccenda cambia, perché non ci sono i supplementari, non ci sono i rigori e le partite sono molte di più di una secca. Sì. Sì, allora fino adesso ovviamente sono anche molto soddisfatto del girone d'andata che abbiamo fatto, ma anche ancora il recupero contro il Bolzano proprio, che sarà il 16 dicembre. Stiamo facendo bene grazie proprio a questa, anche forse anche da me forse un po' inaspettata, coesione del gruppo che ho ritrovato quest'anno e all'apporto ovviamente anche degli altri giocatori che non abbiamo menzionato, da quelli più esperti che sia nella partita di sabato che anche durante tutto il campionato sono stati fondamentali per tutti i nostri successi, che sono stati tutti molto sofferti tra l'altro, e non c'è stata mai una partita dove non abbiamo dovuto combattere e impegnarci al massimo per vincerla, e quindi ripeto, a maggior ragione bisogna cercare di dare importanza a tutti i giocatori della Rosa, compresi quelli che giocano meno, e anche ai giovani che abbiamo con noi all'interno del gruppo, perché sono importanti per gli allenamenti, per tutto, e cercare di dare continuità, perché non è una cosa facile riuscire ogni giornata ad essere sempre alla stessa maniera, sempre lucidi, nonostante magari i cali di forma di qualcuno o le giornate negative, storte di qualche altro giocatore. Insomma, è sempre molto difficile dare continuità alle prestazioni, quindi questo è anche una nota di merito fino a questo punto della mia squadra e per il lavoro che stiamo facendo tutti, compreso la dirigenza, compreso gli altri tecnici che ho al mio fianco e che mi aiutano molto per tutte le cose, per la preparazione ai portieri, per la preparazione fisica, e anche il presidente che è il primo che crede in noi, crede in me e crede in questi ragazzi. Questo è anche una cosa molto importante. Certamente. Gigi, se hai una domanda, altrimenti lo liberiamo, Tara, che è ora di pranzo. No, sì, certo, io gli volevo fare i complimenti anche per questa sua, Tara, da buon padre di famiglia, comunque diciamo che si sta coccolando tutti i suoi figli sportivi, no? Tutta la sua età che l'ha ospitato e che lo continua a ospitare ed è parte integrante di essa, quindi chiaramente tutte le sue parole sono rivolte ad elogiare tutti dal primo all'ultimo senza abbassare la guardia. Questa è la strada giusta, anche perché ricordiamo, senza entrare nel merito, ma in quella squadra ci sono giocatori che vincono da sempre e dove la vittoria quasi non fa più notizia, uno su tutto Demis Radovcic, no? Abituato con il vizio della vittoria, però che non è assolutamente meno importante. Però tutti quanti sappiamo che le partite avrebbe fatto notizia se Demis avesse sbagliato quel tipo di partita, perché lui quel tipo di partita è una le fagocita. Chiaro che ci soffermiamo nel momento in cui ci sono dei giovani talentuosi messi alla prova, buttati al centro della mischia, che rispondono presente con quella forza, con quegli attributi. Ovviamente un plauso particolare va a loro affinché queste prestazioni siano solo l'inizio, la consolidazione e possono avere la certezza di essere sulla strada giusta, ma è l'inizio, quindi c'è ancora tanto da fare e tanto da lavorare. Sì, esatto, io mi associo ai complimenti che in queste ore ricevono questi due ragazzi, in particolare per la prestazione di sabato. Dobbiamo sempre tenere alta, quando si parla di giovani, l'attenzione, perché fanno presto poi a sedere oltre, no?
Esatto, e non capire veramente invece l'essenza di una vittoria qual è. E noi siamo qui apposta per ricordarglielo, per ricordare che se giocano bene è anche perché hanno a fianco dei giocatori esperti come possono essere Demis, come Jacopo Ness, come Umberto Giannocolo, come Nato Columbus, che stanno diventando veramente delle, come dire, delle colonne. Dei senatori, in assoluto. Senatori, sì, delle persone su cui fare affidamento sempre, che è importante averle al loro fianco in queste partite. Loro possono esprimersi ovviamente al meglio anche per questo. Grazie Tara, tanti auguri di buon Natale. Grazie Tara, auguri, bocca al lupo, ciao. Abbiamo chiacchierato con Alessandro Tarafino, il tecnico del Conversano, lo dicevamo in apertura di podcast, nessuno ha vinto come lui da giocatore, adesso primo titolo alla guida della sua città adottiva, della città pugliese, della cittadina pugliese. Nel femminile invece il Supercoppa Dei ci ha regalato un'ennesima conferma per quanto riguarda la Yomi Salerno, che ha dominato la partita finale contro il Cassano Magnago, una vittoria larga, una vittoria netta, un tempo per prendere il largo e poi tutto sotto controllo nel corso della ripresa. Ne abbiamo parlato al termine della partita con Lara Dalla Costa, una delle trascinatrici della squadra allenata da Laura Avram. Ascoltiamo. Sì, siamo contentissimi anche visto il momento storico. Dopo la vittoria della Coppa Italia dell'anno scorso avremmo voluto proseguire il nostro cammino per arrivare appunto alla conquista del campionato e purtroppo è successo quello che è successo. Ora avevamo questo primo appuntamento importantissimo e ovviamente per noi è, come ho già detto, importantissimo cercare di vincere tutto, è l'ambizione di qualsiasi giocatore e oggi ce l'abbiamo fatta e siamo contentissimi. Tra l'altro l'avete fatto confermando un periodo in crescendo, perché voi, pur non avendo avuto in questo momento particolare casi di positività, vi siete ritrovate in una serie di incroci sfortunati, quindi siete state ferme a lungo e siete riusciti a ripartire bene, sempre vinto in campionato, primato in classifica e adesso questa vittoria. Sì, da un lato siamo state fortunate appunto, però dall'altro abbiamo perso un po' di partite per la positività di altre squadre. Comunque diciamo che dopo la sconfitta contro Derzo è stato un crescendo il nostro e questa diciamo che è la prima tappa di un nostro cammino che finirà alla fine di questo campionato. Gigi, Salerno resta la squadra da battere, su questo non c'è dubbio. In assoluto sì, se è vero che nel maschile c'è stata una battuta d'arresto per l'egemonia del Bolzano, il Salerno, che più volte abbiamo definito il Bolzano rosa, il Bolzano in gonnella, continua invece a macinare, a fagocitare vittorie con autorità, con autorevolezza, con una prestazione solida, convincente di tutti i suoi effettivi e, come giustamente ricordavi tu, è bastato poco più di un tempo per mettere il sigillo e per risparmiare le forze, per alzare al cielo l'ennesimo meritato trofeo per questa squadra. È una squadra che trova conferme ogni volta che viene chiamata, no? In qualche modo a dover appunto confermarsi, e lo trova principalmente da alcune giocatrici che a mio avviso sono maturate tanto, a partire dal capitano Pina Napoletano, che è una garanzia di qualità, ma Ilara Dalla Costa è ormai probabilmente la migliore o una delle migliori giocatrici del campionato, su questo non ci sono dubbi, e c'è Ramona Manojlovic che pian piano si sta prendendo, no? Lo scettro, anche lei ha preso sicurezza, è una giocatrice che ormai padroneggia nel campionato. Sì Matteo, io credo che quando le certezze rimangono tali, e mi riferisco a una su tutte Pina Napoletano, e quando le scommesse iniziano a dare i propri frutti, mi riferisco a Ramona Manojlovic, una su tutte, credo che questa sia un ottimo viatico per la gioia e la serenità di tutta la società chiamata in causa. Quindi insomma il Salerno ha ben chiaro quella che è la sua prospettiva, la sua idea di crescita, di continuare a macinare vittorie, e questa è la strada giusta. Sanno come si vince, sanno come si costruiscono i gruppi, e queste scommesse e queste certezze ne sono la prova. Gioia e serenità, hai detto tu, sono quelle di cui abbiamo bisogno tutti in questo momento, probabilmente sono quelle che vi auguriamo insieme ad un buon Natale, vero Gigi? Assolutamente, gioia, serenità e perché no, continuare.
continuità, che è quella che servirebbe al campionato, ai campionati italiani, che sarebbe anche un ottimo augurio. Comunque vi associo chiaramente agli auguri di Matteo, un abbraccio a tutti e buon Natale. Buon Natale a tutti e ovviamente il solito augurio che ci piace tanto. Buona pallamano a tutti, ciao! Tiro e gol pazzesco in una rete incredibile, Coniglio tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco, è finita così, è finita, non c'è fallo, è finita.